spettatori, pace a voi. Ci ritroviamo insieme ancora per considerare l'argomento la famiglia cristiana. L'altra volta abbiamo visto la donna nella creazione originale, ora vogliamo considerare la donna nella sottomissione come moglie cristiana. Argomento abusato, argomento usato male e per questo ha diviso e ha diviso a lungo. E nell'ambito delle coppie e la Chiesa stessa tra i più amanti di una presunta libertà e quelli che invece ritengono che bisogna rigidamente osservare tutto questo. Qual è l'equilibrata situazione da considerare biblicamente? Prima di tutto vogliamo ricordare che sottomettersi nella lingua originale del Nuovo Testamento è una forma continua del verbo, vuol dire sottomettersi a Dio, ai conduttori della chiesa, ai pastori, al marito, non una sola volta. È un atteggiamento mentale continuo che poi col tempo diventa un modello comportamentale. Non si tratta, come qualcuno crede, di una sudditanza unilaterale, di una credente a una persona tirannica ed egoista. Deve invece attuarsi tra due credenti ripieni di Dio, che si danno l'uno all'altro, è una strada, insomma, a doppio senso. È una posizione di onore, di completezza. Quando una moglie è amata come Cristo ama la Chiesa, la sottomissione non è difficile. Sottomettersi al marito in tutto ciò che è giusto e legittimo diventerà quasi spontaneo. Il principio della sottomissione della moglie cristiana è ben descritto nella Bibbia e lo vogliamo leggere. Primo Pietro 3, 1 e 2. Anche voi, mogli, siate sottomessi ai vostri mariti, perché se anche ve ne sono che non ubbidiscono alla parola, siano guadagnati, senza parola, dalla condotta delle loro mogli, quando avranno considerato la vostra condotta casta e rispettosa. Il termine casta significa pura e insegna che la moglie non deve cedere alle richieste che le vengono fatte per indurla a qualcosa di moralmente sbagliato, fosse anche una sollecitazione che proviene dal coniuge. L'aumento vertiginoso dei divorzi, tanto nella società secolare che altrove, infatti non è dovuto a un aumento di peccaminosità delle mogli o dei mariti, ma alla mutata mentalità intorno al ruolo della donna come moglie e come madre. La posizione di sottomissione della moglie cristiana non significa mettere i mariti o i fidanzati al posto di Cristo. Pietro, l'Apostolo, parla di sottomissione ad altre autorità e a seguire l'esempio di Cristo. Nel regno di Dio ogni cosa è fatta con ordine, ogni cosa è fatta al proprio posto, lo dice l'Apostolo Pietro in 1 Pietro 2,13. Siate sottomessi per amore del Signore a ogni umana istituzione, al Re come al Sovrano. E vi ricordo che San Pietro sta parlando di un sovrano che non è per niente tanto simpatico, si tratta di un crudele imperatore romano. Sempre San Pietro dirà in 2,21 della prima sua epistola, a questo siete stati chiamati, poiché anche Cristo ha sofferto per voi lasciandovi un esempio, affinché seguiate le sue orme. Non significa che non abbia l'autorità di pensare autonomamente in modo libero, tant'è vero che viene precisato in Efesini 5:22 Mogli, siate sottomessi ai vostri mariti come al Signore. come al Signore, e il Signore certo non pretende una sottomissione bieca, cattiva, autoritaria. L'Apostolo Pietro, l'abbiamo già detto in altre occasioni e puntate, dice che deve essere una sottomissione tale che se è data a mariti non credenti, questi siano guadagnati senza parola dalla condotta delle loro mogli. Non significa che non bisogna provare a mettere in qualche modo delle forme di condizionamento, delle forme di induzione al bene. E la Bibbia parla di Abigail,
una moglie di un uomo senza senso, un uomo senza saggezza, che esercitava un ruolo positivo, propositivo. 1 Samuele 25:3. Quest'uomo si chiamava Nabal e il nome di sua moglie era Abigail, donna di buon senso e di bell'aspetto, ma l'uomo si comportava con durezza e con malvagità. Discendeva da Caleb. Notiamo, questa donna era di buon senso e di bell'aspetto. Chi l'ha detto che essere belle, belli, vuol dire una cosa sbagliata? Si può essere belli e si può avere anche buon senso. Non significa che la moglie, perché deve sottomettersi, debba sottostare ad ogni richiesta del marito, per esempio. Se le viene richiesta di abbandonare la fede in Cristo, non lo farà. Atti 5:29. Ma Pietro e gli altri apostoli rispondendo dissero: bisogna obbedire a Dio anziché agli uomini. E il popolo di Dio ha sempre disobbedito alle autorità umane quando queste volevano spingere a rinnegare la fede in Cristo. Dall'inizio vediamo per esempio le levatrici, le ostretiche ebree che rifiutano di obbedire a un ordine iniquo. Esodo 1:17. Ma le levatrici temettero Dio, non fecero quello che il re d'Egitto aveva ordinato loro e lasciarono vivere anche i maschi. Il faraone aveva ordinato di uccidere i maschi e invece loro non lo fecero. Oppure Esther, la regina, Esther 4:16. Va, raduna tutti i giudei che si trovano a Susa e digiunate per me. State senza mangiare e senza bere per 3 giorni, notte e giorno. Anch'io con le mie ancelle digiunerò allo stesso modo e dopo entrerò dal re, sebbene ciò sia contro la legge, e se io debba perire, che io perisca. Il principio è obbedire fino a quando non si disobbedisce a Dio peccando. E 1 Pietro 2:13 dice: Siate soggetti per amore del Signore ad ogni autorità creata dagli uomini, al re come al sovrano. non significa questa sottomissione che la donna è inferiore in intelligenza e competenza, in alcuni campi è anche maggiore, e non significa neanche essere timorosa, timida. 1 Pietro 3:6. Come Sara che obbediva ad Abramo, chiamandolo Signore, della quale voi siate ora figliuole, se fate il bene e non vi lasciate turbare da spavento alcuno. Non vi lasciate turbare da spavento alcuno. Non significa neanche essere sottomessa al marito, mettere in dubbio la sua uguaglianza con l'uomo. La sottomissione prescinde la dignità. Ed è un principio di ordine piuttosto che di gerarchia, di ruolo e di uguaglianza in dignità. Galati 3, 28 e 29 è letteralmente rivoluzionario. In un mondo maschilista e schiavista, sentite l'Apostolo Paolo co che cosa diceva. Non c'è qui né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, poiché voi tutti siete uno in Cristo Gesù. E se siete di Cristo, siete dunque progenie di Abramo, eredi secondo la promessa. C'è ebreo né l'uno né l'altro né greco, schiavo né libero, maschio né femmina. Quindi, in un mondo fatto di schiavi e di maschilismo, l'Apostolo Paolo dice che siamo uno. La sottomissione, quindi, è qualcosa di diverso. Indica biblicamente una qualità interiore di mansuetudine, gentilezza. Si tratta di una sottomissione volontaria e della scelta del proprio marito come capo della propria famiglia, nei limiti dell'obbedienza a Cristo, che va oltre l'obbedienza, anche se questa vi è contenuta. Si tratta della bellezza di uno spirito gentile e quieto, che è di grande valore. 1 Pietro 3:4. Ma l'essere occulto del cuore fregiato dell'ornamento incorruttibile dello spirito benigno e pacifico, che agli occhi di Dio è di gran prezzo. Si tratta di non essere insistente sui propri diritti con intraprendenza ed eccessiva esigenza, ma si tratta di un sentimento amorevole. È importante ricordare che il marito può essere vinto a Cristo. E più volte abbiamo citato 1 Pietro 3, 1 e 2, dove si parla di mogli che vincono a Cristo i mariti con una condotta casta, rispettosa, a volte addirittura senza parola.
si tratta di correttezza nel agire, anche nel atteggiamento, anche nel ornamento, nei vestiti. Vuol dire obbedire, obbedire alle istituzioni, obbedire, abbiamo già visto, al governo civile, obbedire, un po' meno detto anche nell'ambito del cristianesimo, ai datori di lavoro. 1 Pietro 2, 18 e 20, fino a 20. Domestici, siate con ogni timore sottomessi ai vostri padroni, non solo a voi e ragionevoli, ma anche a quelli che sono difficili. Perché una grazia, se qualcuno sopporta, per motivo di coscienza dinanzi a Dio, sofferenze che si subiscono ingiustamente. Infatti, che vanto c'è se vi sopportate pazientemente quando siete malmenati per le vostre mancanze? E se soffrite perché avete agito bene e lo sopportate pazientemente, questa è grazia davanti a Dio. È una grazia davanti a Dio. Quindi questa sottomissione alle varie autorità poi va data anche ai mariti e ai conduttori, ai pastori delle nostre chiese, dove leggiamo in 1 Pietro 5,5. Così anche voi, giovani, siate sottomessi agli anziani e tutti rivestitevi di umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili. Anche per questa volta abbiamo terminato. Appuntamento alla prossima puntata con il soggetto La famiglia cristiana. Dio ci benedica.